più, la tua gioielleria di fiducia nel centro di Voghera. Ti aspettiamo in via Emilia 109. Patrizia Longo, Attilia Vicini, buongiorno. Ecco, parliamo dei calendari di eventi del mese di aprile per quanto riguarda l'associazione Voghera. Che cosa avete preparato? Allora, anche per il mese d'aprile l'attività di Voghera E sarà molto intensa, anzi comincerei con un evento che chiude brillantemente il mese di marzo. Non è un evento nostro, ma un evento che noi sosteniamo con molta passione, ed è la serata di jazz domani sera 31, quindi proprio in chiusura del mese di marzo, allo Stanzone con Sandro Gibellini. Il primo aprile, di nuovo un evento non nostro ma di grande valore, per cui ci sentiamo di consigliarlo e sostenerlo, sarà la presentazione del romanzo Prigionieri di noi stessi di Doriana Martini per Graus Editore presso il Circolo Ritrovo alle ore 18, iniziativa della libreria Ticinum e dell'amica Elisabetta Balduzzi. Particolarmente intensa sarà la giornata del 2 aprile, che si aprirà con la presentazione dell'antologia Storie e Misteri nella Biblioteca Ricottiana alle ore 17. Edizioni Primula, presentazione di Giuseppe Porqueddu, editore Giorgio Macellari, con la presenza di significative firme del giornalismo locale come Giovanni Maggi e Gigi Furini, che sono anche autori di racconti contenuti appunto nell'antologia, che va da autori locali a firme di livello nazionale come quella di Vittorio Emiliani. Il filo conduttore è l'Oltrepò, sono tutti autori del territorio, e lo scopo è quello di gettare un ponte tra le generazioni, quindi si tratta di autori molto giovani affiancati a penne più mature, diciamo. Contemporaneamente, purtroppo, o poco dopo, ecco, forse di corsa si potrà raggiungere anche il secondo evento, alle 18 alla libreria Ticinum sarà presentato invece il romanzo Lo sguardo della farfalla di Mario Baudino. Ecco, ripeto, con un po' di attenzione forse si potrà riuscire a seguire anche tutti gli eventi, uno alle 17 e l'altro alle 18. Alle 21, quello che secondo noi è l'evento clou delle nostre iniziative di aprile, cioè lo spettacolo La cantatrice calva di Ionesco ad Adolescere. Ecco, è particolarmente importante secondo me, uno, perché è teatro e a Voghera non si fa teatro, due, perché soprattutto è teatro giovane. Il gruppo che rappresenta lo spettacolo, uno spettacolo di qualità, teatro d'autore, è un gruppo di studenti universitari, quindi sosteniamo con tutte le nostre forze il teatro a Voghera, ma soprattutto il teatro giovane. Il 9 aprile, quindi sabato successivo, ecco, purtroppo gli eventi si accumulano un po' il sabato, ma è la giornata più adatta naturalmente, avremo contemporaneamente due eventi, entrambi targati Voghera E, non abbiamo potuto separarli e svolgerli in momenti diversi perché non coinvolgevano soltanto noi, ma anche altre persone che avevano tempi un po' limitati. Quindi alle 17.30 nella sede di Voghera E il poeta Candido Meardi, ex dirigente scolastico a Voghera, presenterà il volume Il destino di un eterno mare, appunto una raccolta di tutta una sua ormai lunga, come dice lui stesso, esperienza poetica. La presentazione sarà a cura del professor Porqueddu. Importante segnalare i numerosi premi che Candido Meardi ha ricevuto proprio per questa raccolta di poesie, da premi locali come quello di Sartirana Lomellina a premi di altri territori italiani, il premio Mimesis di Itri, il premio San Domenichino di Massa, il premio Poesia dell'anno di Quartus Sant'Elena. Ci sono in arrivo anche altri premi, ma non lo possiamo ancora dire perché è un segreto con l'autore. Le poesie saranno lette da lui stesso e da Alessandra Genola. Contemporaneamente, per chi preferisse l'arte alla poesia, alla libreria Ubic verrà presentato il catalogo delle sculture di Ambrogio Casati a cura del figlio. Che è stato catalogo sempre della Primula Editore, quindi curato da Giorgio Macellari, che è stato già presentato nelle giornate del FAI a Codevilla in occasione dell'apertura di Casa Lodi, quindi un fatto recentissimo. Di martedì sera, 19 aprile alle 20.45, Silvana Sperati, presidente dell'Associazione Bruno Munari, terrà una conferenza sul tema Munari o della creatività, quindi per il tema Voghera è educazione.
È importante sottolineare che Silvana Sperati è presidente dell'associazione, è fondatrice della Fattoria delle Ginestre, che forse tutti i bambini di Voghera hanno conosciuto in occasione di feste, di laboratori a stretto contatto con la natura, laboratori che seguono rigorosamente il metodo Munari. E va anche ricordato che in questo momento al MUBA, cioè al Museo dei Bambini, alla Rotonda della Besana a Milano, è in corso una mostra appunto organizzata dall'associazione, quindi da Silvana Sperati, con un titolo eccessivamente accattivante, secondo me irresistibile anche per gli adulti, e cioè Vietato non toccare. La mostra sarà aperta dal 22 gennaio al 15 settembre, quindi c'è ancora moltissimo tempo per frequentarla per tutti coloro che hanno bambini, nipotini o che semplicemente vogliono ancora coltivare la propria parte infantile. Nuovo mese di appuntamenti per l'associazione Voghera è, a partire dalla rappresentazione della Cantatrice Calva ad opera della compagnia Under Teatro, che si svolgerà sabato 2 aprile alle ore 21 presso il Teatro Dolescere. Opera definita dall'autore anticommedia. Perché questa definizione? Perché questa definizione è semplicemente deve il fatto che la Cantatrice Calva nasce sì come commedia, nel senso che il suo intento è quello comunque di farci ridere, non però ridere nel senso di sbellicarsi dalle risate, come siamo abituati oggi magari con Colorado per esempio. È una commedia più rivolta a farci anche riflettere sull'utilizzo della parola, l'utilizzo della parola in tutte le sue forme, e arrivarci a capire il messaggio finale, che è quello dell'impossibilità di conoscere appieno il significato delle parole che utilizziamo, e anzi addirittura farci capire come certe parole, certe frasi, certi modi di dire che adottiamo tutti i giorni in realtà non significhino niente. La cantatrice calva in sé è proprio un'entità che durante tutta l'opera non si capisce chi sia, che cosa sia e che cosa voglia significare. Proprio per questo la cantatrice calva è uno dei massimi pezzi, se così possiamo definire, del teatro dell'assurdo. È una commedia che è stata portata per la prima volta davanti al pubblico nel 1950 a Parigi, con reazioni veramente scettiche, in quanto secondo la volontà dell'autore, Ionesco appunto, la resa dell'opera doveva essere che tutti gli attori, che sono sei, dovevano recitare tenendo un registro lineare, ovvero senza dover mostrare le proprie emozioni, senza dover cercare la risata a tutti i costi, essere proprio monotoni, cioè parlare come magari sto facendo io adesso, senza magari trasmettere emozioni. Noi l'abbiamo totalmente un po' rivista in chiave moderna, cercando di renderla uno spettacolo senz'altro molto più dinamico, con ritmi più veloci e senz'altro più adatto a una rappresentazione nel 2016 appunto. Quindi venite a vederla, che è bella. Ecco, voi siete un bel gruppo di sei ragazzi. Come vi siete conosciuti e questa vostra conoscenza quali frutti ha dato? Allora, in realtà il gruppo, la compagnia Under Teatro, è molto più ampia. Noi siamo solo una parte, abbiamo in ballo vari lavori, tra cui appunto la cantatrice che vedrete se vorrete sabato. E siamo un gruppo che lavora insieme da circa 2 anni, ma in realtà ci conosciamo da molto più tempo, perché la maggior parte della compagnia ha già preso parte ad altri lavori teatrali durante il laboratorio teatrale che funziona anche adesso al Liceo Classico Scientifico Linguistico Galilei di Voghera. Quindi diciamo siamo amici di lunghissima data, abbiamo deciso di proseguire questo nostro percorso anche dopo il liceo, e quindi abbiamo formato questa nuova compagnia che poi ha anche nuove reclute, tra cui Giulio e Dimitri. E attualmente appunto, come dicevo, abbiamo in ballo anche altri lavori che presenteremo prossimamente. Stiamo lavorando su Ecuba, che è appunto una tragedia greca di Euripide, giusto? Sì, io ho fatto il tecnologico. Euripide. Vabbè, e appunto che è una delle tragedie dove non compare assolutamente l'intervento della divinità. Quindi anche in relazione alle tematiche di oggigiorno. E con un altro gruppo sta lavorando a Radio Argo, che è una rivisitazione di un artista napoletano
Esposito, Igor sì. Esposito, che parla appunto del post guerra di Troia, però visto come se fosse una radio moderna, una web radio, quindi stiamo anche lavorando su questi fronti un pochino moderni, con un'ottica moderna. Il regista della baracca è Bruno Cavanna, che ci segue appunto da sempre, segue anche il gruppo proprio fin dai tempi del liceo, quindi è lui che ha avuto questa idea di portare in scena quest'opera e di rivoluzionarla in tutto il suo splendore, diciamo. Cogliamo anche l'occasione per ringraziare la Proloco, il comune di Codevilla, che è il posto dove proviamo abitualmente, e quindi grazie per lo spazio che ci consentite di usare con cadenza settimanale, diciamo. Sì, sì. E poi se volete seguiteci sulla nostra pagina Facebook, che è D'Arte Varia _Under Teatro. Ci trovate appunto su Facebook, siamo pochini, quindi piacciate la pagina. Sì, e tra l'altro sulla pagina potete trovare anche altre cose che abbiamo fatto, tipo anche cose precedenti, video dei nostri esercizi, piccoli sketch, sì, o anche comunicazioni anche per le repliche future. Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.